E veniamo alle novità più importanti del trono classico e over di uomini e donne. E ci sono delle novità molto interessanti in queste nuove anticipazioni del trono classico e over di uomini e donne. In quanto sapete benissimo che da questo anno, la conduttrice ha deciso di riunire i due troni riscuotendo anche un certo successo nei telespettatori e ovviamente creando delle nuove dinamiche. Ma partiamo ovviamente da Gemma Galgani e Biagio. Ovviamente non tiriamo più in campo nemmeno Paolo perché ormai ci sembra fin troppo evidente che non ce ne sia nemmeno motivo, in quanto fra di loro ormai le strade si sono separate e non mi sembra di vedere che ci siano possibili passi indietro. Stesso discorso vale per Nicola Vivarelli, che ormai mi sembra evidente abbia preso tutta un'altra strada. Ossia quello del corteggiatore del trono over a metà con il trono classico. Ma torniamo a noi, infatti come vi avevamo già raccontato un po' a sorpresa Gemma, Galgani ha iniziato a uscire con il corteggiatore Biagio del trono over di uomini e donne. La sorpresa ovviamente risiede nel fatto che il corteggiatore faceva già da tempo parte del trono stesso, e sembrava che con la Galgani ci fosse solo e unicamente amicizia. Evidentemente qualcosa di altro e di diverso, soffiava sotto la cenere. Gemma Galgani e Biagio bacio passionale a uomini e donne. Infatti come potete leggere sopra fra i due ci è stato un bacio e come direbbe la consigliera del programma Tina Cipollari si è trattato di un bacio passionale. Insomma non un bacio così tanto per. Non un bacio come quello che Gemma Galgani si era scambiata con Paolo, ma un bacio che ha convinto la corteggiatrice. Il problema è che al rientro in studio la conduttrice Maria De Filippi ha svelato che Biagio era uscito anche con altre dame, cosa che ovviamente non ha fatto piacere alla dama di Torino. Ma passiamo quindi al trono classico e più tradizionale. Ovviamente la tronfitta Jessica Antonini non è più presente in quanto ha scelto il suo corteggiatore Davide Lorusso e quindi insomma, la storia può dirsi conclusa diciamo. Si riparte quindi da Gianluca De Matteis che è andato in esterna con una nuova ragazza appena arrivata. Ma questa l'ha molto criticato definendolo narciso. Mentre il collega di trono ossia Davide Donadei è uscito con Rossana facendo arrabbiare e non poco Beatrice. Non bene le cose fra Sofì Codegoni e Alessandro. Infatti alla fine la tronista ha deciso di eliminare il ragazzo. Nel finale si è tornati a parlare del trono over con Michele che, dopo la preferenza palesata per Carlotta Savorelli, ha deciso di darle buca, un'ora prima dell'appuntamento fissato per uscire con Roberta di Padua. I due si sono poi anche baciati.